Gentili utenti di Assist Sportiva, appassionati di calcio, ben trovati dal campo Cercato, dove è appena terminata la gara tra lo Sportmania e San Giovanni Rotondo, vinta dallo Sportmania 3-0. Siamo in compagnia del presidente dello Sportmania, Sandro Moccia. Presidente, una vittoria importante per riscattare la scorsa sconfitta, 3 punti che vi permettono di accorciare in classifica sul Sauri. Sì, è stata una partita importante, inizialmente non riuscivamo a giocare, poi man mano è venuta fuori la squadra e il gioco e siamo riusciti a vincere questa partita. Il Sauri ha pareggiato, adesso siamo a 2 punti di distacco, 4 giornate alla fine, continueremo così, poi vedremo alla fine il risultato, se riusciremo a vincerlo oppure se continueremo con i playoff. Nonostante i tanti infortuni che continuano puntualmente, l'ultimo quello di Guglielmi, il 3-5-2, lo Sportmania comunque continua a vincere, a crederci in questo primo posto. Sì, mancavano oggi 7 giocatori fondamentali, giocatori di qualità, e che è ovvio, la squadra non può avere la brillantezza che ha avuto nel girone di andata con questi giocatori che, se ripeto, hanno qualità, quindi dobbiamo continuare così e sperare di recuperare qualcuno. Sarà difficile, ma comunque speriamo. Pestilli si sta dimostrando una nota lieta di questo pezzo di stagione. Sì, Pestilli è un ragazzo che ha le qualità, bisogna soprattutto che lui abbia fiducia in se stesso, considerato che insomma aveva un po' messo da parte il calcio. L'abbiamo recuperato e oggi ha dimostrato di avere le qualità tecniche per questa categoria e anche per altre categorie. Speriamo che migliori domenica per domenica fino alla fine. Oggi, oltre alla vostra vittoria, la notizia, appunto, come ha già sottolineato lì, il pareggio del Sauri, -2 in classifica. Quanto ci credete in questo primo posto? Non so se è ufficiale, insomma, il pareggio, ho sentito, però fino a quando non vedo i risultati finali, credo che abbia pareggiato. Sì, sono 2 punti, poi domenica noi entriamo fuori, loro giocheranno in casa, si può allungare, si può andare, insomma, a recuperare, insomma, non si può dire. Mancano 4 giornate, il distacco di 2 punti, può succedere di tutto. Certo, chi è prima ha vantaggio proprio dei 2 punti, quindi vedremo un pochettino alla fine. Per chiudere, la prossima sarà in trasferta contro la Bellavita in Puglia, sarà una trasferta insidiosa. Sì, sappiamo che è una partita difficile, una partita dove troveremo un avversario che vuol far punti, ma noi non siamo, ecco, rinunciatari, se vediamo un pochettino come andranno le cose. Grazie Presidente, auguri. Auguri a tutti. Ci troviamo qui, amici di assistsportivo.com, con Giuseppe Bonavita, numero 10 dello Sportmania, e Matteo Pistilli, un giovane under che oggi ha giocato titolare sulla fascia destra. Buonasera. 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 Allora, una domanda che mi viene da farti, soprattutto il mister ti ha voluto dare fiducia in questa partita, ti ha schierato come esterno destro nel 3-5-2 e hai riscontrato ottimi risultati, diciamo, hai fatto un partitone. Sì, e io mi adatto specialmente in tanti ruoli diversi e cerco di dare sempre il massimo per la squadra e per il gruppo. In questo gruppo, soprattutto, con chi ti sei trovato meglio, con chi hai legato di più, visto che in questo gruppo si vede sempre, si dice sempre che lo Sportmania è sempre una grande famiglia. Eh sì, siamo un gruppo molto unito, anche dei più grandi che ci danno l'esempio a noi più giovani. Infatti giovedì abbiamo organizzato una cena dove siamo stati tutti assieme. Un'ultima domanda che ti volevo fare, prima di passare ovviamente al tuo collega centrocampista Giuseppe Bonavita. Hai avuto un'occasione a un certo punto della partita che stavi tirando di esterno, praticamente ti è mancato di poco il gol. Ti piace di più la fase offensiva invece che la fase difensiva, oppure ti adatti? Diciamo che mi adatto, anche diciamo come sta andando la partita, in base all'andamento della partita cerco di adattarmi. Se c'è da sacrificarsi uno si sacrifica, se c'è da attaccare attacca. Perfetto, ti ringrazio Matteo. Noi intanto, Giuseppe, entriamo nel bel mezzo della partita. Serviva una prova di dimostrazione dopo la brutta batosta che si è subito contro Spinazzola. Sì, serviva una grande prova di orgoglio specialmente. Siamo riusciti a sbloccare il risultato sul calcio di rigore. Poi il vento non ci ha dato una mano perché non si poteva giocare tanto la palla.
per via del vento appunto, però poi nel secondo tempo siamo entrati in campo con un altro piglio, abbiamo fatto subito il 2-0 e la partita è scivolata via come volevamo. Tanti infortunati in questa stagione sono stati costellati, Guglielmi, il Bomber, Tarricone, Jovino e anche Cascella, però avete recuperato anche un Matteo Castro e Lepore. Quanto sono importanti questi elementi? Tutti siamo importanti, sicuramente le assenze di Adriano, Jovino, Cascella pesano molto sull'andamento del campionato, però noi, chi va in campo dimostra sempre vuole dare sempre il massimo e cerchiamo di vincere tutte le partite fino alla fine e sperare che qualcuno sopra fa un passo falso. La prossima partita è contro il Bellavita Biceglie, una trasferta difficile, cosa ti aspetti? Sì, una trasferta molto ostica, cercheremo di andare a far risultato per appunto sperare, dobbiamo vincerle tutte per sperare nel campionato, siamo secondi adesso e ci tocca inseguire e non bisogna sbagliare. Ecco, un'ultima domanda che volevo fare ad entrambi, soprattutto un augurio che volete fare ai vostri tifosi, nel senso fino a fine campionato cosa promettete ai vostri tifosi? Promettiamo il salto di categoria, vogliamo andare in prima anche attraverso i playoff, però vogliamo andare in prima perché ce lo meritiamo, siamo stati 25 giornate in testa e vogliamo la prima categoria. E tu Matteo? Per me, per il gruppo soprattutto, perché ci ha creduto dal primo giorno e per tutti quelli che credono in noi, diciamo, e per il mister. Perfetto, vi ringraziamo dal campo Cercat è tutto, Stefano Pepe, assistsportivo.com.